i brigatisti, quando andavo a parlare con loro in carcere, perché io mi sono fatto tutte le carceri d'Italia, me le sono visitate tutte, no? E quando mi incontravo, loro mi avevano detto, a via Montenegoso, dietro l'Intercapedine, nella zona inglese, io ho portato i manoscritti di Mo, ma come non sono registrati nei... No, io li ho portati, difatti poi la perizia dimostrerà, troverà le sue impronte digitali. Andai, presentai l'interrogazione in Parlamento chiedendo che si facesse una nuova perquisizione nell'appartamento di via Montenegoso e sapendo come vanno le cose andai subito a Milano dal magistrato Pomarici, il quale mi disse, aveva proprio sul tavolo il fonogramma del ministro Rognoni con la mia interrogazione. E lui mi lesse già la risposta che non si poteva fare una perquisizione perché sarebbe stata un'offesa per l'arma dei carabinieri che aveva scarnificato muro per muro, aveva battuto pietra per pietra. E quindi lì i brigatisti tendevano a prendermi in giro. Ecco, poi un capomastro muratore incaricato di ristrutturare l'appartamento trovò che dietro l'intercapedine, proprio dove io lo dissi a Pomarici, dietro sotto la finestra, dietro la scarpiera, c'è un intercapedine, dentro a quel nascondiglio ci sono gli scritti di Moro, c'è un Kalashnikov e ci sono altri documenti. Lui, ci arrabbiamo entrambi, io sono romagnolo, un po' sanguigno, mi appassiono, lui si alzò la voce, eccetera, e niente, dovette andarmene via. Poi, come dico, un capomastro muratore, ma questo mio colloquio con Pomarici avvenne nel 1985. 5 anni dopo il capomastro muratore trovò l'intercapedine e si trovarono i manoscritti di Moro. Abbiamo perso nelle indagini per il caso Moro 5 anni, inutilmente. Ecco una dimostrazione di come nel caso Moro si poteva guadagnare tempo e avere, se non fosse funzionata quella doppia lealtà di cui ho detto prima, perché io non mi posso spiegare un diverso atteggiamento, perché perfino nell'88, quando uscì la Tela del Ragno, la prima edizione della Tela del Ragno, l'Espresso organizzò a Milano un dibattito, un confronto tra me, che avevo scritto quelle cose nel libro dove appunto dicevo quello che avevo saputo, e Pomarici e Spataro. Mi meravigliai che tutti e due negavano che ci potesse essere un nascondiglio. Quando nel 90 venne scoperto, nessuno dei due ebbe il coraggio di una parola di autocritica, poiché io li conosco, nel senso del loro impegno professionale. Io mi spiego che se non c'è un meccanismo di doppia lealtà non si fanno queste operazioni. Ho la conferma della doppia lealtà che è penetrata profondamente all'interno dell'apparato dello Stato per nascondere la verità per il caso Moro. Perché dietro al caso Moro non abbiamo ancora la verità. Sul caso Moro si nascondono segreti, non a caso hanno fatto sparire tutta la documentazione dei vari comitati di crisi, eccetera. Ce n'è ancora. Io non so. Il fatto spesso che non vogliono applicare la legge che stabilisce il limite massimo per il segreto di Stato dopo 30 anni, il limite massimo
fino a 30 anni e si persista a mantenerlo ancora, impedendo al Parlamento di prendere conoscenza dei documenti che i servizi segreti, i carabinieri, la polizia hanno sul caso Moro, perché quei documenti non sono stati consegnati alla Commissione Moro né alla Commissione Stragi quando queste commissioni hanno funzionato, ebbene, tutto questo dimostra che la verità sul caso Moro ha necessità di essere nascosta. Si vuole nascondere per quel principio di doppia lealtà. Io poi ho visto che un giudice, qual è il giudice Priore, che ha seguito tutte le principali istruttorie del caso Moro, dal primo fino al Moro Quater. Ebbene, ho visto che in un libro intitolato Intrigo di Stato ha scritto che dopo la strage di Via Fani le indagini vennero avvocate dalla struttura segreta Gladio della NATO. E allora, chi ha voluto che Moro fosse ucciso? Chi ha impedito che si trovasse la prigione? I poliziotti italiani che facevano dei turni straordinari, che lavoravano giorno e notte, eccetera? Oppure chi effettivamente aveva la guida delle operazioni ed erano di questa struttura? Lo dice il giudice che è stato all'epoca responsabile di queste indagini. Io ho quindi la conferma che la doppia lealtà ha portato a cose molto gravi che pesano ancora oggi per la storia del nostro paese. Tutto che in Sicilia la regione ha uno istituto speciale, fra l'altro, ebbene vedono questo come un pericolo per la democrazia italiana, il pericolo che si potrebbe estendere in Italia. Ebbene, c'è il primo intervento contro la sinistra. Si sceglie la data del 1° maggio per fare una strage in un raduno a Portella della Ginestra, dove si era soliti festeggiare il 1° maggio, il bandito Giuliano, ma non solo il bandito Giuliano, uomini armati dalla mafia e anche dagli americani. Poi la storia ci dirà che ci sono stati forniture da parte dell'esercito americano provenienti dai servizi americani, sparano sulla folla, provocano morti e feriti, creando un grosso problema in Italia. Il fatto poi che in Parlamento ci sarà un grande scontro tra deputati parlamentari della sinistra e rappresentanti del governo come Scelba, uomo siciliano, eccetera, e che si abbarbicano alla difesa dell'indifendibile, è evidente che la cosa ha già una valenza internazionale. E allora, per leggere questi fatti, perché la storia sia letta nel suo contesto reale, occorre una preparazione degli insegnanti. Allora, noi, prima di formulare un programma di nostro intervento sulle scuole, pensiamo di partire da degli stage o dei seminari con gli insegnanti, in modo di avere gli insegnanti che sono in grado poi